storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume d'inchiostro, è una storia un poco scontata, è una storia sbagliata. A storia diversa, per gente normale, a storia comune, per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. Capitolo 5, Moggi. Ho scritto un libro su Calciopoli e dunque su Moggi perché ove lo intervistassi sarebbe più inutile di un'intervista di Fede a Berlusconi o di Baldini a se stesso. 9 settembre 2010, ieri, Moggi e domani. Luciano Moggi è un opinionista e da domenica con ieri, Moggi e domani sui vostri migliori canali ricomincia a farlo sul serio. Sì, le rubriche sui giornali, ma se vai in TV è tutto un altro sentire. Da domenica ricomincia a rompere le frasi già fatte a quel calcio italiano che, avendo fatto la pace dopo aver fatto la guerra a lui, sa che le guerre le vince solo lui e che solo quando sarà vinta l'ultima falsa pace ci sarà pace vera. Luciano Moggi ha delle opinioni, non dovrebbe naturalmente, ci sono due categorie di lettori suoi, quelli che lo psicanalizzano manco fosse la madre e peggio di Cossiga ai tempi del piccone, quelli che si chiedono cosa ci sia dietro, che cosa gliene venga, quelli che lo leggono per farlo stare zitto e poi quelli che lo leggono e se ne stanno zitti. L'opinionista Moggi invece si diverte, in un mondo contraddittorio si muove contraddicendo, in un mondo dove ha guadagnato e fatto guadagnare pericolosamente senza tornaconto. In un mondo per eccellenza opinabile, però pesante, non prende troppo sul serio dall'alto di essere l'unico chiacchierone ad aver fatto sul serio. La gente lo segue, il resto lo insegue. Troppo popolare, troppo leggero. I sapienti ne sparlano, i dotti lo incalzano. I seriosi, da quando Moggi opina, non possono più permettersi le ferie da se stessi. Lo si vorrebbe non solo fuori dai giochi, persino fuori dal gioco. Moggi è un numero primo che non soffre di solitudine. Fa monologhi nella terra della caciara e parla da solo della dittatura della democrazia del pallone. Gli opinionisti opinano e si contano e vorrebbero che fosse l'uomo in meno. Non gli fanno nemmeno gli auguri per paura che le parole che usano loro vadano davvero in bocca al lupo. Vorrebbero che, se proprio deve essere presente, almeno segua un copione, rispondesse alle domande. Vogliono sempre che Moggi risponda di qualcosa, ma lui prende posto, il suo, e da solo, perché conosce tutti quanti e tutti i posti e comincia a ricordare. Le domande sono inutili quando sei Moggi. Quando sei Moggi hai comunque qualcosa da confessare. Non basterebbe una domanda sola, ma quelli sono tanti e in tanti pensano Moggi debba parlare, peggio, che un Moggi debba sapere, e allora lui ricorda. Ricorda che ha voluto sempre fare calcio. Più l'hanno insultato, più gliene è venuta voglia. Non ha dimenticato gli inizi, gli anni 70, i nuovi talenti e il vecchio stile. Lodi, Boniperti, la prima Juve, i primi applausi, lacrime e risate, tutti i maestri e i nemici per i quali si è esibito. Ricorda chi ha permesso al Toro i migliori piazzamenti dopo lo scudetto, secondo posto l'anno del sorteggio integrale, un paradosso etico. La squadra di Moggi quasi vince lo scudetto, niente meno, nell'anno più pulito. Poi terzo e due finali, Coppa UEFA e Coppa Italia, è la volta che vi è ritornato. Ricorda chi ha portato in quel Toro Leo Junior, chi ha strappato Schachner a tutte le grandi quando era un crack di mercato, chi Scifo, chi ha valorizzato e bene venduto Lentini. Non ha ancora dimenticato chi ha permesso ai napoletani di tenersi Maradona altri 3 anni, quando Diego voleva andare a Marsiglia, e chi ha permesso Coppa UEFA, Scudetto, chi ha fatto anche meglio di vincere, cioè continuare, chi ha preso rifacendo la squadra Crippa e Alemão l'ultimo giorno quando erano già della Roma, chi ha scovato e investito su Gianfranco Zola. Ricorda anche più indietro nel tempo chi ha portato la Juve Rossi e Gentile, o alla Roma Roberto Peruzzo e poi la Juve. 12 anni, un affare vero, grande. I 7 scudetti, la Champions League, quanti amici, quante paia di scarpe, tutti i giocatori, tutte le volte che aveva la voce bassa e aveva da parlare, i palloni, persino Berlusconi dovette scomodarsi per quel fenomeno di Moggi, i presidenti che lo aspettavano fuori i ristoranti e sotto casa dentro una telefonata, lo amavano, era peggio, lo sentivano potente. Ricordo che volevano conoscerlo, ricorda che volevano da lui una cosa sola, ricorda tutto. Non è vero che vincere ti fa dimenticare, chi è che non ha vinto con Luciano Moggi? Soltanto
soltanto alcuni e non sanno quello che si sono persi. Soprattutto Moggi ricorda qual era il calcio di Moggi, l'ha visto, ed è per questo che non deve sapere più niente. E anche se quella domenica a Bari gli hanno portato via l'anima, da quella domenica in poi, in tutti i dibattiti, in tutti gli scontri, in tutti i posti e in tutti i modi, quelli che hanno buona memoria, un pezzo d'anima l'hanno data al suo posto. Oggi che così ha più vite può parlare da ieri a domani, oggi che così di anime ne ha più di una, l'uomo in meno è ancora l'unico con qualcosa in più. Benedetto Croce, curatore del sito e il blog di Alessandro Magno, non il filosofo, non è però sfuggito alla tentazione di essermi amico. 23 dicembre 2013, I have a dream, io ho un sogno. Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande battaglia per la libertà nella storia della Juventus. 5 anni fa un grande incubo dalla cui ombra ancora oggi ci dobbiamo svegliare è arrivato a turbare le nostre vite. Era stato fino ad allora un principio fondamentale ed era che i campionati si vincono sul campo, ma da allora non fu così. 100 anni di storia bruciati in 15 giorni di follia e di ingiustizia. Una grande dirigenza, la più grande della storia del calcio, quella che tutti chiamavano con un pizzico di invidia e con molta riverenza la triade, veniva cancellata dalla storia con ignominia e disprezzo. Bettega, Giraudo e Luciano Moggi, il direttore generale, forse il più bravo di tutti e tre, colui che è diventato il capro espiatorio di tutto questo male. Per 5 anni noi juventini abbiamo difeso queste persone, condannate soltanto per il fatto di essere i migliori di tutti. Sono stati 5 anni di lotta, di discriminazione televisiva, 5 anni in cui i giornali ci hanno voltato le spalle dando solo le notizie che ritenevano di dare. 5 anni dopo gli juventini vivono ancora in un'isola solitaria, tutto intorno a loro un vasto oceano di bugie. Per questo oggi parlo, per rappresentare la nostra indignazione. Quello che è uscito dai tribunali sportivi e civili non è giustizia. La legge non è uguale per tutti, è ovvio che chi doveva giudicare è venuto meno ai suoi doveri. Guido Rossi, che prese uno scudetto vinto con 91 punti, testa di cazzo, citazione Mughini, e lo tolse per darlo alla sua squadra arrivata 15 punti indietro. Il procuratore Palazzi, che per la Juve decise in 15 giorni e per gli altri ci mise 5 anni. La federazione che prima ha radiato Moggi e poi si è autodefinita non competente a restituire lo scudetto spudoratamente sottratto alla Juve. Il tribunale di Napoli, quando ha omesso tutte le testimonianze a favore della difesa, basando un giudizio solo su 40 telefonate. Ora questo non è il momento in cui ci si possa permettere che le cose si raffreddino o ci si abbandoni alla rassegnazione. Questo è il momento di continuare le nostre battaglie. Il 2013 non è una fine ma un inizio, e coloro che sperano che gli juventini abbiano bisogno di sfogare un po' con le loro tensioni e poi saranno appagati avranno un rude risveglio. Voi che pensate che tutto passerà come se niente fosse successo vi sbagliate. Non ci sarà nel campionato italiano di calcio né serenità né tranquillità fino a quando agli juventini non sarà restituito quello che gli è stato ingiustamente tolto. Ma c'è qualcosa che devo dire alla mia gente che si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al Palazzo di Giustizia. In questo nostro procedere verso la giusta meta non dobbiamo macchiarci di azioni sbagliate. Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di vendetta bevendo alla coppa dell'odio e del risentimento. Dovremmo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Non dovremmo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. Dovremmo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde all'ingiustizia con la forza dell'anima. E mentre avanziamo dovremo impegnarci a marciare per sempre in avanti senza voltarci. A chi ci chiede quando ci riterremo soddisfatti risponderemo: non saremo mai soddisfatti finché non ci sarà restituito tutto il mal tolto con tanto di scuse. Non saremo mai soddisfatti finché chi ha sbagliato nei nostri confronti non paghi la sua pena. Non potremo mai essere soddisfatti finché i nostri figli saranno privati della loro dignità da cartelli che dicono: io il campionato non ho rubato e in B non sono stato. Non potremo mai accettare questo da chi in B non ci è andato perché prescritto e di campionati ne ha rubati 5 di fila. Ritornate ai vostri forum, ritornate ai vostri blog, ritornate tutti ai vostri posti di combattimento, sapendo che in qualche modo questa situazione cambierà. Non lasciamoci sprofondare nella disperazione e perciò, amici miei, vi dico che anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno bianconero che un giorno questa squadra si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti i campionati sono stati vinti sul campo e sono 31. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sul prato verde della Juventus Stadium Luciano Moggi e gli eredi degli Agnelli sapranno sedere insieme al tavolo della conciliazione. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno perfino la FIGC, un organo colmo dell'arroganza e dell'ingiustizia, si trasformerà in un
un'oasi di libertà e di giustizia. Io ho davanti a me un sogno che i miei due figli piccoli godranno un giorno di una squadra nella quale non saranno giudicati per le moviole indirizzate da anti-juventini, ma per le qualità in campo dei loro campioni. Io ho davanti a me un sogno che un giorno, in ogni valle, su ogni collina e su ogni montagna, si mostrerà a tutti gli uomini quelli che tutti sanno bene già, e cioè che la Juve era la più forte. Questa è la fede con la quale io mi avvio verso il mio posto. Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza. Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di lottare insieme, di andare insieme allo stadio, di difendere insieme la libertà sapendo che un giorno saremo liberi. Quello sarà il giorno della nostra più grande vittoria. Benedetto Croce, liberamente ispirato dal discorso di Martin Luther King a Washington il 28 agosto 1963.